ibrida e parsimoniosa. Sono queste le parole chiave di Toyota Corolla Cross. Garantisce comfort ed economia in città, è rilassante nelle lunghe percorrenze e mantiene una buona versatilità nelle gite fuori porta, soprattutto nella versione a trazione integrale della nostra prova, la AVDi da 197 cavalli. Se siete interessati a questo contenuto, non dimenticate di seguirci su tutti i canali social di Gazzetta Motori e sul nostro sito, per rimanere sempre aggiornati sulle news del settore automotive e su tutte le nostre prove. L'impronta di Toyota è ben visibile nel design esterno della Corolla Cross. Non si tratta semplicemente di una versione rialzata della Corolla. Il frontale è tutto nuovo e la linea laterale richiama quella della RAV4. È lunga 4,46 metri e nella versione a trazione integrale della nostra prova pesa poco più di 2 tonnellate. All'esterno è riconoscibile per il badge AVDi al posteriore e per il tetto panoramico, di serie solo nella versione lounge. All'interno della Corolla Cross, 4 adulti viaggiano comodi. Lo spazio per le gambe, così come quello per la testa, è ottimo. Se si viaggia in 4, il sedile centrale contiene un pratico bracciolo con portabicchiere. Spicca al centro della plancia lo schermo touch da 10,5 pollici, che include la navigazione e le funzioni multimediali. Peccato che l'integrazione con Android Auto sia disponibile solo tramite cavo. Il display della strumentazione digitale è particolarmente grande, ben 12,3 pollici. Come in tutti i SUV, la posizione di guida è rialzata. Il comfort delle sedute è ottimo, i sedili in pelle sono riscaldabili e regolabili elettricamente. Buona la qualità dell'assemblaggio interno. La Corolla Cross della nostra prova è spinta da un'unità full hybrid che abbina un motore a benzina aspirato 2000 da 152 cavalli a un motore elettrico da 113 cavalli. La potenza di sistema è di 197 cavalli. Il cambio è il collaudato CVT a variazione continua. La velocità massima è di 180 km orari, mentre l'accelerazione da 0 a 100 viene coperta in 7,6 secondi. Corolla Cross è sì un SUV, ma dall'animo cittadino. È in città, infatti, che dà il meglio di sé. Garantisce lunghe percorrenze in modalità completamente elettrica. I nostri rilevamenti fin qui hanno fatto segnare un consumo di benzina fino a 25 km con un litro. Ottimi anche i consumi registrati nel misto extraurbano, dove si rimane tra i 18 e i 20 km al litro, ovvero tra 5 e 5,5 litri per 100 km. In autostrada, complici il peso, le dimensioni e la trazione integrale, invece i consumi salgono e si attestano di poco sopra a 13 km al litro. Utile poi l'applicazione MyT by Toyota, che ci fornisce informazioni accurate sul nostro stile di guida e consigli su come ottimizzarlo per sfruttare al massimo il motore elettrico. Per chi sceglie di aderire all'assicurazione Quinto ci saranno inoltre dei vantaggi sui costi assicurativi, premiando i guidatori più economi che riusciranno a sfruttare meglio il motore elettrico. La Corolla Cross offre contenuti tecnici d'avanguardia. Tra gli aiuti previsti di serie troviamo il sistema precollisione con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il cruise control adattivo e il mantenimento attivo della corsia. Per i più attenti alla sicurezza sono disponibili su richiesta anche il panoramic view monitor per le manovre e il parcheggio assistito. Per sfruttare al meglio la propulsione ibrida della Corolla Cross è richiesta una guida rilassata e fluida, senza brusche accelerazioni e frenate. La Corolla Cross non è certo un'auto sportiva, dato il peso considerevole. Nonostante ciò, grazie alla potenza di 197 cavalli ben distribuita su tutte e quattro le ruote, riesce a muoversi agilmente su tutti i terreni, mantenendo comunque un ottimo scatto. Le sospensioni assorbono bene le asperità e il volante risulta preciso e diretto negli inserimenti in curva. Il prezzo di listino di Corolla Cross Full Hybrid parte da circa 37.000 euro per la versione 1.8 da 140 cavalli in allestimento trend e due ruote motrici. Per portarsi a casa l'auto oggetto della nostra prova, la 2000 AVDi Lounge, sono necessari invece poco più di 43.000 euro.